Loro i mondiali, a Maurice Perez è ufficialmente un difensore della metal carpenteria da dinanzi al suo uditore. L'atleta, nato a Cuba nel 1976, entra a far parte della squadra di pallanuoto crotonese in Serie A2. Ora ai mondiali del 2011 e secondo alle Olimpiadi di Londra nel 2012 con la calotta della nazionale italiana, il pallanuotista risiede a Cosenza dove vive con la moglie e i suoi figli. Il professionista Perez ha indossato le calotte del Salerno, del Nervi, del Posillipo e dell'Acqua Chiara e della squadra Cosenza Nuoto. Sì, è stato un grandissimo successo, ti ripeto, vedere di nuovo una squadra calabrese che torna ai vertici. Prima è stata fatta tanti anni fa con la Cosenza Nuoto, adesso il Crotone, che è veramente iniziato molto piccola, e arrivare così in poco tempo alla Serie A vuol dire che c'è una crescita esponenziale, vuol dire che comunque c'è la città che appoggia alla squadra e ci ha creduto, pure gli sponsor, quindi tanto di cappello. L'unica cosa che manca è seguire questo sogno. Come ben saprai, è stata confermata la squadra dello scorso anno, della scorsa stagione. Cosa vuoi consigliare loro? Cosa vuoi dire a questi ragazzi? La prima cosa che devono capire è che la società gli ha dato un'ulteriore fiducia per la loro crescita. Non ha fatto come di solito fanno tante squadre, ad acquistare miliardi di giocatori per assicurarsi sia la salvezza che arrivare subito. Invece no, qua ci sta creando un percorso di crescita e tanto di cappello sia l'allenatore, che hanno scommesso ancora per un'ulteriore volta, per un'altra volta, ai ragazzi della città, che sarà un campionato molto difficile. Quindi loro si devono sentire orgogliosi di questa fiducia che l'ha regalata la società. Forza Radinante Soditore. Forza Radinante Soditore, ormai faccio parte e quindi sarò qui per tutta questa stagione a lasciare proprio la pelle. Fermi. Perdone, bocca al lupo, me lo faccio.